Ma non doveva fare la presentazione Musacchio? Adesso appena rinizia perché sta preparando la pagina. Ok, dovremmo essere già in diretta. Vi ringrazio intanto, ringrazio Paolo Pietrangeli, Alberto Olivetti che hanno accettato il nostro invito a partecipare a questo percorso che abbiamo iniziato come Transform Italia in onore, diciamo, nel centenario della fondazione del Partito Comunista Italiano. Abbiamo chiamato il Partito della Rivoluzione, 100 anni dal Partito della Rivoluzione, e i nostri video continueranno anche durante l'anno. E approfitto anche per ricordare che sul nostro sito, sul nostro canale YouTube, potete trovare le puntate precedenti che sono state appunto con Tortorella, Aldo Tortorella, con Fausto Bertinotti e l'ultima volta con Maurizio Cerbo e Matteo Cucciarelli, che hanno con Nicoletta Pirotta raccontato un po' quella che è la vicenda storica e quali sono i risvolti che oggi affronteremo. Siamo chiamati a affrontare nella mancanza di questa forza politica che ha rappresentato il più grande partito comunista d'Occidente per molti anni. Con me nella redazione c'è Roberto Musacchio, a cui do subito la parola per iniziare questo scambio con i nostri ospiti, e una piccola introduzione, farà lui la domanda per noi ai due ospiti. Prego Roberto. Buonasera a tutti quanti. Allora, io ho cominciato questo giro intervistando telefonicamente Tortorella, insomma. Poi ho partecipato ad altre cose, come ricordava Roberto Morea, che sono state coordinate da lui. Poi l'altro giorno ho sentito Paolo Pietrangeli e gli ho chiesto, ho detto: Paolo, siccome leggo che dentro questo Partito Comunista c'era un sacco di gente che andava lì per ragioni che non c'entrano niente né con la rivoluzione d'ottobre né con il partito del 21, ma forse neanche con il partito di Togliatti, ma forse perché era una comunità, un luogo, eccetera, eccetera, gli ho chiesto: ma tu sei stato al Partito Comunista perché ti sentivi comunista o perché, che so io, suonavi la chitarra? Detto questo, è un posto tipico per i comunisti, suonare la chitarra. Un po' scherzoso, abbiamo tirato fuori l'idea di fare questo incontro perché lui mi ha detto: ma io in realtà mi sono iscritto al Partito Comunista perché mi ha portato lì Alberto Olivetti, che essendo docente di estetica all'università è brillantissimo, discusser di questi temi, naturalmente è appunto tutte le carte per proporre a Paolo, aveva tutte le carte per proporre a Paolo di iscriversi al Partito Comunista Italiano. In realtà io so che voi due siete una coppia di fatto da tantissimi anni, vi ho visto esibirvi in modi molto seri ma anche con la dovuta ironia su varie cose, conosco il valore di entrambi e quindi il mio è solamente un abbrivio che vi consegno, insomma, da questo aneddoto per far decidere a voi qual è diciamo, la corda che vorrete usare per raccontarvi come comunisti nel Partito Comunista Italiano, peraltro rappresentando un periodo diverso da quelli che abbiamo affrontato fino adesso, perché appunto l'iscrizione di Paolo è del 1962 e mi pare che questa parte non l'abbiamo affrontata. Però qui mi taccio e fate voi due come fate sempre, insomma. Vada, professore. Che per inciso lui non era professore quando sono diventato comunista, era uno studente come me, peraltro. Vada, professore. No, io vado, intanto diciamo che ringraziamo, accettiamo questa definizione di Roberto Musacchio di una coppia di fatto, perché... intellettualmente parlando, naturalmente. Chi ha detto coppia di fatto, però a questo punto abbiamo anche
un po' sperimentato conversazioni a due, per cui procediamo nella modalità che in misura ha funzionato e soprattutto nella modalità che non sapremmo sostituire con un'altra perché è così. E allora io parto dicendo richiamandomi a un luogo proprio fisico, cioè la sezione Italia del Partito Comunista Italiano, intitolata a Luigi Gavioli, uno dei martiri delle Fosse Ardeatine, che era stata fino agli anni della clandestinità e della cospirazione a Roma una delle sedi più importanti sotto l'egida di un fioraio che ai nostri occhi aveva un'aura mitica, Agostino Raponi. Era stata quel locale, che era uno dei locali del negozio di fiori, un sottoscala, un piano terra, quel locale per noi ricco di una immediata fascinazione, diciamo. Questo locale si trova tutt'oggi in una casa, in una palazzina vicino a Piazza Bologna, che fu costruita nell'anno 1926. Io voglio solo dire di nuovo una suggestione: a pochi metri di distanza, in via Trapani, nel 1926, gli anni prima, chi è che passeggiava un po' su e giù fino a via Morgagni? Antonio Gramsci, che a via Morgagni in quell'anno 1926 novembre fu arrestato. Chi abitava al piano superiore, all'attico della nostra sezione? Enrico Lenin. Fermi. No, non lei. Enrico Fermi, no. Il fisico Enrico Fermi. Questo per dire, quando noi arriviamo. Non vi sovrapponete troppo, perché qui non ci sovrapponete, tanto lui tace, si tace quando io parlo e viceversa. Vabbè, tu stai raccontando una cosa dottissima, ma la cosa importante non era il luogo, erano le persone che frequentavano questa, ed era la varietà di umori che c'erano dentro la sezione Italia. Esatto. C'erano trotskisti, stalinisti, studenti scapigliati, c'era di tutto lì dentro, e quello era il fascino che, perlomeno su di me, no, credo anche su di te, fece molta presa, o no? Assolutamente così, non solo, ma noi avemmo la fortuna, iscrivendoci alla sezione Italia, avemmo la fortuna proprio di toccare con mano che il Partito Comunista era una formazione politica anche coesa, ma la cui coesione era il risultato di identità molto, molto, molto anche diverse tra loro. Aggiungo che una fortuna che noi avemmo, per fare un discorso che giustamente deve un po' risalire agli anni ai quali ci siamo richiamati, calcolate che nell'ambito territoriale della sezione Italia esisteva un palazzo a via Pavia, una delle strade contigue, che era abitato da antichi, uso apposta la parola, antichi compagni della vicenda della Terza Internazionale, esuli non solo a Parigi ma a Mosca, alcuni dei quali avevano avuto un ruolo di primo piano nella vicenda del partito prima del 45-46. E tra questi io dico un nome che dice tante cose, quello di Aldo Lampredi, ma poi accanto ad Aldo Lampredi il capo partigiano che è alla testa della formazione che intercetterà Mussolini a Dongo. Beh, accanto a Lampredi c'erano però compagni fino a poco tempo prima, Ruggero Grieco, c'erano lì la Rita Montagnana, prima moglie di Togliatti, c'era lì, aiutatemi a dire,
e tralascio, dicendovi soltanto che uno della nuova generazione che arrivò in quei tempi lì fu Romano Ledda, all'epoca uno degli uomini giovani e più attrezzati in ragionamenti di politica internazionale. E beh, noi ci trovammo da un lato dunque, a Corcio, con una sezione che aveva tra i suoi iscritti a questi compagni con una formazione che risaliva agli anni 20 e c'erano in Platone, agli anni 20, che avevano attraversato tutta la drammatica vicenda dello stalinismo, tra questi Paolo Robotti, cognato di Togliatti, torturato da Stalin e torturato al punto che non aveva più quasi la possibilità di chinarsi, e noi che credevamo che stesse sempre un po' intecherito, un uomo piemontese, alto, bello, asciutto, scoprimmo un giorno che non si poteva chinare perché la spina dorsale gliel'aveva spaccata uno scherano. Lui poi ha scritto un libro, se non sbaglio. Esatto. Tutto elogiativo su Stalin. Scrisse il libro della sua vicenda, La Prova, mi pare si chiamasse. Sì, ma che nonostante questo l'avesse ridotto, però era straordinario. Ma la cosa poi hai fatto una cosa dottissima. Io mi ricordo che arrivo al Partito Comunista, scendo nella sezione, è il primo direttivo. È la denuncia ai propri viri del fatto che sotto gli occhi del compiacente compagno Lavacchia, custode della sezione, due compagni, non mi ricordo chi fossero, avevano copulato sul divanetto. E questo fu un dibattito lungo, per cui la Grieco li voleva cacciare, perché non si può copulare nella sezione. Però, insomma, con i buoni uffici non mi ricordo di chi la cosa passò in cavalleria. Questo è il primo ricordo. Poi ce ne sono altri più seri. Certo. No, certo, però ecco, io ora faccio, ci scambiamo le parti per un po', poi Paolo... Credo, fa il serio adesso. ...la sua di ora. Però ecco... Ma quanto deve durare questa cosa, Roberto? Ad libitum, no? No, diciamo, abbiamo un'ora e un quarto. Va benissimo un'ora. Insomma, quanto ci pare, sì, però un'ora è la soglia d'attenzione. Va bene. Niente, volevo dire che questa occasione di stare in una sezione di una grande città, Roma, ma una sezione dove tu avevi stratificata la vicenda fino agli anni 60 del Partito Comunista Italiano e massimamente in quella conversione, diciamo, che ci fu negli anni 40 con la resistenza e la cospirazione a Roma, per cui accanto ai dirigenti della vecchia generazione, addirittura dell'Ordine Nuovo e del PCD, avevi la nuova generazione di dirigenti che erano cresciuti nella resistenza. Tra questi ho citato prima Agostino Raponi, ma Fanny Montanari, una signora emiliana che lavorava in una portineria di via Padova, che diventò questo palazzo un altro dei centri delle operazioni clandestine nel quartiere Italia fino dal 43, dopo il 25 luglio. Allora, tutto questo, quando noi giungemmo, si calcoli che noi avevamo tra i 18 e i 20 anni, ciascuno di noi però, e poi ora sento Paolo che dice su questo, ma ciascuno di noi, primo, arrivò al partito con una formazione pure iniziale, pure adolescenziale, politica, che era segnata da un forte sentimento antifascista. Entrambi eravamo in un liceo, il Giulio Cesare, che invece era un vecchio liceo romano della borghesia conservatrice, ma diciamo pure nemmeno conservatrice, erano proprio fascisti, insomma, la maggior parte.
erano fascisti. Eravamo anche in un liceo che era stato inaugurato da Mussolini nel 37, mi pare, nel 35, insomma, che aveva tutti i caratteri di quella architettura degli anni 30, peraltro non disprezzabile, che, per cui noi quando andavamo al liceo nel 61, 62, 63, insomma, entravamo in una immagine dello Stato, del pubblico, che era molto quella di 20-30 anni prima, insomma, dal punto di vista delle sensazioni. Vedi, quello che tu dici non solo è vero, ma non ti posso, non la potrei smentire, professore. Vabbè, lei ma, non la potrei smentire. Ma vabbè, se mi vuole smentire, mi smentisco. No, vabbè, ma più avanti la smentirò. Ma comunque, stamattina io sono a casa e suona il campanello. Chi sarà, chi non sarà, il corriere mi dice questo. Ah, il corriere, che mi deve portare? C'ho un pacco per lei, glielo posso lasciare al cancello? Dico, certo, il pacco per me era questo. Ora non so se si vede niente da lì, Si vede, come sono fascisti. Bravo, sì, tu perché te l'ho detto, ma che fai occhio di lince, mica si legge, no? Si legge bene. Questo film, io l'ho smesso di vederlo, di rivederlo un quarto d'ora prima di cominciare questa diretta, e mi sono commosso. Io non mi commuovo tanto spesso, cioè ogni tanto, per fatti non importanti. Cioè, tante bandiere rosse mi fanno commuovere, alcune partite della Roma mi costringono alla commozione, ma non è così frequente. Perché mi sono commosso? E questo è un capolavoro assoluto. Dall'altro, fatto tra gli altri da una regista, Cecilia Mangini, che è una delle, intanto era una compagna, poi era una compagna straordinaria e poi era la prima regista donna che io di cui abbia notizie in Italia, e scrisse questo film insieme col marito D'Alfrà, con Michigè, commissionato da PSI, che poi ritirò sia i finanziamenti che l'adesione, perché questi fecero come gli era parso e piaciuto. C'è una cosa che non c'entra niente con la linea ufficiale del PSI. E hanno fatto questo capolavoro che secondo me non è pensabile che oggi non venga proiettato per bambini, ragazzini, ragazzetti, ma insomma anche nelle sedi in piazza, perché è un manifesto di assoluta importanza. Dall'altro, reso straordinario da un commento che è di Franco Fortini, che è un esempio di come a volte lo speaker può essere funzionale a un film, quando dice delle cose che non sono semplici. Alberto Olivetti se ne va mentre parlo, per Massimo. No, è tornato. È tornato, ma dove vai? Sento. Io dico Cecilia Mangini, tu te ne vai. Ma chi sta scherzando? Io tra l'altro ti sei dimenticato di... Non voglio sbagliare che è scomparsa pochi giorni fa. Sì, scomparsa il 20 o il 21 di questo mese. Il film è del 62, cioè esce nel 62. Ma la parte più commovente è l'ultima parte, quella che addirittura fatta nel 61, dove ci sono tambroni, i ragazzi che si ribellano nelle piazze, i ragazzi con la maglietta a strisce, è tutto straordinario. La guerra di Spagna è un momento altissimo, ma insomma, adesso a me cito un dato personale che non so quanto è interessante. Quando io provai a fare un film, si chiamava Bianco e Nero, sulla connivenza da democristiani e fascisti nel dopoguerra, io alla fine feci questo film di cui ero molto contento e lo feci vedere
il premontato all'Unitelefilm. L'Unitelefilm chiamò a questa proiezione Paglietta. Vedi che tutto c'entra. Paglietta vide il film, aspettò 2 minuti, che per me furono 2 secoli, e poi disse: no, questo sembra un film fascista. Ora, com'è possibile che abbia fatto un film fascista? Non lo è. E perché dissi io? Perché non c'è la voce del partito, non c'è la voce dello speaker. E io lì mi scappò una cosa di cui mi pento. Caro Paglietta, non capisci un cazzo, dissi. Questa la tagliamo poi, no? Sì, questa la tagliamo. Però io ero molto dispiaciuto, arrabbiato, cioè non volevo dire così. Cioè, che poi avrà capito tanto di altre cose, ma di questo. Che successe però? Successe che di lì nei mesi futuri, successivi, io non riuscii più a finire il montaggio perché mancavano le moviole. Misteriosamente i montatori si ammalavano, ma non c'era più modo di parlare con nessuno perché mi vedevano e scappavano dalla sede di Unitelefilm. E ci sono alcune persone che ancora lo possono testimoniare, una tra tutti è Paola Scarnati. Ma in ogni caso, poi scoppiarono la stagione delle bombe e quindi era un peccato lasciare da parte tutto questo materiale. E mi chiesero di rimettere le mani. E io rimisi le mani. E poi mi disse: allora il commento parlato. Io dissi: Oreste del Buono. No, no. Che a me non andava male Oreste del Buono. Cioè, no, no. E mi appiopparono, è il termine giusto, appiopparono Paolo Gambescia, che era allora il direttore dell'Unità, poi divenne il direttore del Messaggero. Insomma, un disastro. Quello in 2 ore fece il commento parlato di un'opera che a me mi era costato 2 anni di vita, e dopo 2 ore mi telefonò: è pronto, e scrisse 4 puttanate, anche questo taglialo, quattro cose che non andavano scritte. Io siamo in diretta, quindi non è che si può tagliare, oramai l'hai detto. Ma si fa per dire, no? Per dire che io prendo le distanze dal termine puttanate. Comunque, e Gambescia fece questa operazione orrenda, per cui poi il 68 era diventato una specie di diatriba tra impiegati e non so che, e operai. Vabbè, insomma, questo per dirti che... Al 68, Alberto, scusami, ho un ricordo sbagliato, tu sei stato uno di quelli che andò da Longo nel 68. Certo. Sono stato... è da raccontare, perché a me è molto piaciuta quell'idea di stratificazione umana che tu hai parlato, e poi tornerò a chiederti, insomma, se questa stratificazione comincia dalla rivoluzione, beh, però non ve lo dico subito. E adesso questa cosa del 68 che introduce Paolo dopo l'antifascismo, di cui entrambi avete parlato, mi ha fatto ricordare questa cosa, che tu fossi uno di quelli ricevuti da Longo quando c'era il 68. Certo, fu, non solo, diciamo, per il mio ruolo nel movimento, ero anche uno dei pochi che aveva ancora la tessera in tasca, pur avendo un ruolo di un qualche livello nel movimento. E allora io a quell'epoca avevo già dei contatti con Rinascita, con il Contemporaneo, che era stato il supplemento a un certo punto mensile di Rinascita, diretto da Michele Rago, al quale collaboravo con piccole cose, piccole schede, cioè. Per cui a un certo punto Alberto Iacoviello mi disse: ma senti un po', non si potrebbe fare un qualcosa, un incontro, perché Longo vorrebbe discutere con qualcuno di voi, insomma. E così imbastii io insieme a Alberto Iacoviello, ci mise mano anche Maria Antonietta Macciocchi, che forse in quell'epoca aveva qualche rapporto anche più stretto con Iacoviello, e quindi fummo ricevuti in 5, mi pare, dirigenti del movimento da Longo. Che vi fucilarono, no? Come? Vi fucilarono. No, non ho capito.
No, 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 arrivavamo alle botteghe oscure e Longo, naturalmente, potete immaginare anche la nostra condizione di psicologica. Poi si tratta, questo ce lo dimentichiamo sempre, ma insomma, eravamo dei ragazzi di 22, 21, 23 anni, insomma, 22 ce anche n'avevi Oreste. prima, adesso qualcuno in più, diciamo. 25. No, nel 68 io e Paolo avevamo sui 22-23 anni, o mi sbaglio? Certo. Beh, ma insomma, però ne avevamo, ecco, avevamo 22-23 anni, però questa attenzione ai fatti della politica, alla partecipazione, anche però alla direzione, insomma, fino dai tempi del liceo. Io ero segretario di Nuova Resistenza, questa associazione antifascista che fu varata nel 62, mi pare. Insomma, boh, eravamo persone che avevano una pratica quotidiana e un impegno serio. Per cui, insomma, fummo ricevuti da Longo. E quello che posso dire. Avvenne una cosa, intanto vi devo dire che questa conversazione a cinque voci con Longo doveva essere, secondo l'intendimento di Longo medesimo, pubblicata integralmente su Rinascita, come un colloquio con i leader del movimento studentesco. Noi tornammo in Ti assemblea, ricordi che c'era questo incontro oltre te? c'era. A questo incontro non ho detto i nomi perché non me li ricordo tutti, ma c'era Luigi Moretti di architettura, Oreste Scalzone che come me era di filosofia e poi c'era, poi non mi ricordo, non mi ricordo, Bastano 2 su 3, 3 su 5. c'era Roberto D'Agostini e comunque eravamo 5 o 6. Esistono gli sbobinati trascritti della conversazione, uno Dove? che io subito tra le mani da Rinascita, veramente era la trascrizione perfetta, insomma, proprio fatta al microfono, ed era un notevole cospicuo pacco di fogli extra strong dattiloscritti. Insomma, arrivammo con Oreste in assemblea, io ero molto favorevole a che si pubblicasse la conversazione e sostenni questa posizione. Ma l'assemblea, che ormai aveva preso grande il sopravvento su molte cose ed era animata da alcuni compagni molto sapienti nella dimensione assembleare e vagamente demagogica, l'assemblea disse: ah, boh, che ci manca pure che pubblichiamo questa roba, non si pubblica niente. Io ero sollecitato nel frattempo da Luca Pavolini, che era il vice direttore o forse il direttore di Rinascita in quel momento, che mi diceva: Quello che era Alberto, che Lazio, facciamo? Non il possiamo volto principale stamparla era tifoso della Lazio, con era me? molto vicino, era tifoso della Lazio, Luca Pavolini. Allora, insomma, per Noi farla breve, c'avevamo Angelo Zola in decise Selezione Italia, tifoso della Lazio. anche Madre. Marco Eh? e anche Marco Giorgini. E Vabbè, vabbè, e allora Angelo Giorgini c'era il vantaggio che era il parente d'ingrao. E allora gli si allora prendeva. questa conversazione l'avete pubblicata o no? Vai. No. Pietrangeli, si renda conto, Pietrangeli, che stavamo parlando di Longo, insomma, ora tiriamo fuori la Lazio, lascia cadere. Ma no, io non l'ho tirato, ma tirato fuori Musacchio, io che c'entro con la Lazio, non mi sarebbe venuta mai in mente. Io ti faccio il segno della croce prima di dire Lazio, figurati. Succede che questa conversazione non fu stampata, invece Longo, con la redazione di Rinascita, approntò un lungo articolo che fu molto importante perché di lì a poco ci sarebbero state le elezioni politiche del maggio, se non ricordo male, del 68, e utilizzando ampi stralci, ma per così dire anonimi, dei nostri interventi. Poi Poi avete capito perché uno diventa comunista sentendo Alberto che ti fa una capoccia così e quindi alla fine ti arrendi.
ma in realtà non è solo grazie a Alberto, ma anche perché attraverso Alberto io riuscii ad avere contatti con quello che per me era una specie di faro nella nebbia, che era Pietro Ingrao. Io mi ricorderò sempre, a proposito di lacrime e di commozione, che Pietro fece un comizio sulla Luna a San Giovanni, che per me fu clamoroso, clamoroso, una cosa che non, ma non solo di capacità retorica, che è meno importante, ma proprio di anima rivoluzionaria, di voglia di cambiamento, di voglia di partecipazione, insomma una cosa che... E devo dire che un altro comizio che a me fece tanta impressione, non così tanta, ma insomma, fu un comizio di Terracini all'università, il quale soltanto per come parlava andava registrato, perché era un esempio straordinario di utilizzo dei sostantivi, degli aggettivi. Per esempio non usava avverbi, gli avverbi non servono a niente nella lingua italiana, servono a poco. Però era esteticamente e contenutisticamente una cosa assai bella. Io poi, come al solito, sono episodico nei miei ricordi. Mi ricordo questi due comizi, mi ricordo Valle Giulia insieme con Alberto, mi ricordo poche altre cose. Comunque non si può dire che non fossi comunista. Ecco. Prima di arrivare a questo aspetto, che sarà quello finale, voglio dire, Terracini... Vedi che ci ha voglia di tagliare lui. Cioè, no, è uno dei fondatori. È un censore, no? Nell'animo proprio. Sì. Dico che, a proposito di stratificazione, no? Quindi stiamo parlando di uno che nel 21 c'era, ha preso parola e sapeva che faceva quando decise a Livorno la scissione famosa, perché a proposito di quando è nata, insomma, e se posso inserire un piccolissimo ricordo mio, invece io da giovane, anch'io un po' scapestrato nel 76 forse addirittura, ero appena andato via di casa, mi trovai in una cosa che si chiamava il Festival della Gioventù Proletaria all'Icola, in quel di Napoli, che era una cosa un po' art, diciamo così. E ricordo che ci venne a trovare Terracini, quindi, che io quasi mi vergognavo, dico, mamma mia, siamo, perché era un campeggio. Ma la cosa che fa impressione è che tutti questi che noi citiamo avevano una capacità interna di innalzare le cose di cui parlavano ai massimi livelli. Ma voi vi ricordate qualche battaglia ideale fatta dai rimasugli del PC di adesso? Da quando è finito il PC fino adesso io non mi ricordo manco una. Non c'è stata una battaglia ideale mai più dagli anni 90 fino a che 80, sì, fino adesso, niente. L'unica che mi ricordo è I Care, che io avevo capito IKEA parlandone con Alberto, che in fondo non era male questo I Care IKEA, perché è la stessa pappa, poi uguale. E poi basta, mai più niente. Ma come si fa ad aderire a un partito? Ma quale che sia, se non c'è questo afflato fantastico, fondamentale, necessario, doveroso, nei confronti delle persone che stanno... Posso aggiungere su queste cose che avete detto tu e anche Roberto Musacchio, e ritornando attraverso, cioè da Longo a Terracini, io ricordo, qui siamo all'io ricordo, ricordo che all'undicesimo congresso nel 66 al Palazzo dei Congressi all'EUR, quello di Ingrao e quello in cui Ingrao ebbe anche una fredda accoglienza nei vertici del partito, un giorno che era intervenuto Terracini, io ascoltai rapito Terracini, un po' come diceva ora Paolo,
E allora, incontrandomi poi con Pietro nelle more del congresso, gli dissi a Pietro: oh, ma Terracini mi è piaciuto moltissimo. E a questo punto in Grau, con mia grande sorpresa, mi disse: vieni con me. Andammo dietro il palco e andò Pietro da Terracini e disse: ti presento. E io ebbi questo onore di conoscere Terracini, che poi per la verità non fu una frequentazione, che ci furono occasioni dopo di particolare cosa. Però non dimentichiamoci che Terracini, una figura che andrebbe in questo anno centenario considerata da vicino più di quanto non lo sia, Terracini è colui che fonda il partito a Livorno, insieme a Bordiga, nel dibattito del congresso, e poi però in galera prende posizioni contro la svolta del 30, entra come Gramsci nel sospetto dei compagni anch'essi dentro. Nel 37 o 38, se non sbaglio, viene sospeso, per non dire espulso dal partito, per le sue dichiarazioni antistaliniane e di dubbio sull'Unione Sovietica. Insomma, è un personaggio, quello di Terracini, che nel corso della sua vita, lo diceva Paolo prima, con questo suo modo di parlare perfetto, di sapore quasi letterario, diceva delle cose per niente, come dire, edulcorate e per niente retoriche. Quando si trattava di dire orrore, diceva orrore. Quando si trattava di dire crimine, diceva crimine. E dirlo nei confronti del compagno Stalin, prima che Stalin morisse, non era proprio da tutti i giorni. A proposito, però, di... su questo... Prego, vada con te, vada. No, voglio dire un'altra cosa, per dire questi uomini di cui parliamo, Longo, Terracini, e ne dico un terzo, che mi è venuto in mente quando prima ho richiamato la figura di Aldo Lampredi. Anticipare quello che stai per dire. Vai. Dici Aldo Natoli, no? No. Ah. Stavo... Aldo Natoli e Pietro Ingrao, Laura Lombardo Ladice, erano iscritti anch'essi alla Costituzione d'Italia. Ma no, volevo dire che nel congresso della Federazione Romana, il decimo, quella di Trivelli, 68, Trivelli segretario della federazione, che proibì ai compagni delle sezioni romane di far suonare Contessa perché era una canzone gruppettara. Ecco. È una circolare, non so se è scritta, ma comunque diversi segretari di sezione mi dissero: ma il nostro segretario regionale della federazione ci dice di... Questa è una buona introduzione a quello che sto per dire, anche il cambiamento che ci fu negli uomini, nei dirigenti del partito. Lampredi, vecchia guardia, sì, si discute in sezione di chi andrà al congresso federale e i delegati e quant'altro. Discussione, calcolate che a quell'epoca la sezione Italia aveva forse 800 iscritti o 1000 o giù di lì. Sì. Congresso che dura giorni, appassionata discussione. Paolo, Antonio Moscato, Vittorio Sartogo, Marco Giorgini, Fanchiotti, Zola, ora dico un po' di nomi della nostra generazione, tutti prendemmo una certa posizione che era allineata con la posizione, diciamo, di Aldo Natoli, che sarebbe stata però tutta una zona di attenzione che poi avrebbe messo capo alla vicenda del manifesto di lì a poco. Vi parlo dell'autunno inoltrato, autunno-inverno del 68, la questione del manifesto si aprì, come ricordate, nell'ottobre-novembre del 69 e finì con la radiazione. Bene, cosa avviene? Avviene che io faccio il mio intervento in sezione, prendo la mia posizione, vengo candidato per andare delegato al congresso provinciale
E a questo punto si sa che vengo battuto se tutto lo schieramento che abbiamo descritto prima, maggioritario, eccetera, avrebbe votato contro di me. A questo punto si alzò il compagno Aldo Lampredi e con un'aria semplice disse: vorrei dire, dopo aver ascoltato, eccetera, che se il compagno Olivetti non verrà delegato al congresso provinciale, sappiate che una volta che io fossi eletto da voi mi dimetterei immediatamente. Questo a dire qualcosa che sinceramente dicevamo, no, la diversità, le molti anime, le culture, ma c'era poi in alcuni di questi veri dirigenti di un partito politico, si può dire di un partito politico che cospirava alla liberazione, al socialismo, all'eguaglianza, cioè, avevano un comportamento di contegni che ai momenti giusti erano straordinari. Non successe questo quando andammo al congresso di federazione con Trivelli e con Enrico Berlinguer, segretario regionale del partito del Lazio, che con un silenzio costante, attentissimo, appuntandosi tutti gli interventi, accettò che tutta l'ala del partito che seguiva Aldo Natoli, la dico così per far presto, dove però c'erano anche sensibilità diverse e contrastanti dentro, e anche corposi fatti, chiamiamoli così, politico-sociali, come fosse, guarda un po', quello degli studenti nel 68, furono con una organizzazione di cancellature, tutti quanti, noi fummo, a cominciare da Aldo, tutti quanti espunti dal partito di fatto, e io mi sento come un punto d'onore di aver avuto le stesse cancellature di Aldo Natoli, cioè eravamo al primo posto. Questo però mi ha indotto, primo, ma non vengo su questo, a un certo tipo di rapporto dopo il 69-70 con il partito, ma soprattutto fu, come a dire, un episodio che mi ha sempre reso nel corso di tutti i successivi anni fino all'84, quando scomparve, molto molto diffidente nei confronti di Berlinguer. Non ho mai accettato l'inviamento di Berlinguer, e questo vi ho raccontato la ragione, poi, diciamo, purtroppo potremmo dire personale, a un livello inferiore di infimo, ma non era questo il mio spirito. Volevo dire un'altra cosa a conclusione, perché vedo che Musacchio sta facendo il segno della forbice. In Allarmi siamo fascisti ci sono delle immagini sulla nascita del PC, e c'è un Umberto Terracini, ragazzo, giovane, adesso non so quanti anni avesse, che fa veramente tenerezza, perché sembra non un dirigente di partito, ma un ragazzo dell'università che sta lì, o del liceo addirittura, magari non del liceo, eppure era già un dirigente di partito, del PSI, credo, anzi senza credo, sicuramente. Vabbè, io non credo di aver detto, di aver da dire anche altre cose. Che ti posso dire? Vabbè. No, però aspettate un attimo. Quello che mi è venuto in mente, e così concludiamo con le vostre cose, è come se ci fossero quattro punti di riferimento per tutti quelli che hanno vissuto questa storia. Il primo, io penso che sia la rivoluzione, che ciascuno in qualche modo si interrogasse su che cosa poteva fare rispetto a quell'atto fondativo. L'altro è il partito, quello che nasce dalla rivoluzione. Il terzo è il paese che poi quella rivoluzione aveva concretizzato, l'Unione Sovietica. Il quarto è l'Italia. Io penso che questo gioco tra i quattro cantoni, e anche nel modo di comportarsi dei dirigenti che ciascuno di voi ha evocato, ci fosse una ricerca di equilibrio
in cui per me ciò che poi avrebbe aiutato a risolvere i problemi è mantenere, diciamo, la barra sulla questione della rivoluzione, cioè sul fatto che è quello da cui veniamo e quello a cui aspiriamo. Ecco, con questa idea che ho avuto vorrei proporvi di concludere voi, insomma, se questa questione della rivoluzione comunista, come si può dire, era un accidente per caso o rimane l'inizio e l'orizzonte, per stare a Pietro che hai citato tu. Chi dice? Chi deve dire? Paolo, ti sento male. Io credo di sì, che, a parte l'Unione Sovietica, che a me non mi ha mai intrigato in nessun modo. Mi ricordo che quando andai in Unione Sovietica per cantare nel festival di Sochi, che io pensavo fosse Sochi in provincia di Arezzo, in realtà il compagno Argentieri, che è successo qua? Niente, vai, vai. Il compagno Argentieri mi telefonò dicendo: ma che hai capito? È Sochi sul Mar Nero. Ah. E andai con la Marini a Sochi. Entrammo in questo albergo enorme con la capo corridoio. Sempre associato con la Marini, tu. Vabbè. Per favore, non ci fate tagliare troppa roba. Andiamo. Allora, entrai dentro questa stanza e poi cercai di uscire. Ma non potevo uscire, ho detto, oddio Giova, ci hanno chiuso dentro. In realtà bisognava tirare nell'altro senso, ma per farti capire che come io guardavo all'Unione Sovietica. Vabbè, eri prevenuto, dai, eri prevenuto. Ero prevenuto, ma con qualche ragione. Detto questo, ti ricordi che si diceva che a un certo punto, da un certo punto in poi, canto all'acqua alta. Con l'acqua alta a Venezia. Dopo ci fu una riunione con alcuni compagni e ci fu il segretario della federazione di Padova che disse: beh, ma vi rendete conto che in questo spettacolo si parla di rivoluzione? E lo disse, beh, questo compagno fu destituito dall'incarico, per dirvi che razza di clima c'era allora. E ancora un'altra cosa che non mi sto a ricordare più, che vi ricordate che a un certo punto la rivoluzione venne sostituita dalle riforme di struttura, che comunque erano cose serie perché bisognava rivoltare questo paese dalle fondamenta. E poi però a un certo punto non furono manco più di struttura, non furono manco più di riforme, non fu più niente. E di questo me ne dispiaccio, caro Alberto. Allora, io voglio aggiungere a questo che ha detto Paolo qualcosa, e cioè, dimmi, ora ti coinvolgo, ma se non è giusto quello che dico, voglio dire, diceva Roberto Musacchio, la rivoluzione, il partito, la rivoluzione russa, il paese. Io devo dire che se ci fu un alimento e un motore che ci portò al Partito Comunista Italiano, questo fu piuttosto l'antifascismo e la Costituzione, e vorrei aggiungere la democrazia parlamentare rappresentativa. E questo, diciamo, movimento dentro di noi probabilmente anche negli anni della messa in discussione di molti presupposti, parlo degli anni tra il 60 e il 75, insomma, a favore o contro il recupero e la ripresa di certi moduli rivoluzionari, di certe forme anche violente di intenzione a prendersi il potere, a destrutturare lo Stato, eccetera. A me, e non so, credo anche a Paolo, mai ci appassionarono. Anzi, per quanto mi riguarda, io cercai fino dai mesi del 68 di fieramente avversare tutto ciò. E quindi, diciamo, il mito della rivoluzione, sia leninista, sia sovietica, sia
nella forma di un partito rivoluzionario non è mai stata la parte, come devo dire, saliente e determinante delle mie scelte. Anzi, fu sempre questo retaggio e questa presenza, compresa quella dell'Unione Sovietica fino agli anni 80 e 90, uno dei grandi cruci, uno dei grandi, delle grandi pene, una delle grandi pene, e che fece sì che negli anni 70, per quanto mi riguarda, io ebbi tutta una fase di come devo dire, di, sul piano della partecipazione diretta, militante, diciamo, tutta una fase in cui un po' mi ritrassi per rientrare un po' nel gioco partitico soltanto con la svolta di Occhetto nell'89 per dichiararmene contrario, insomma. Io vorrei concludere perché mi è venuta in mente una canzoncina. Va. Questa canzoncina stava su un 78 giri di cartone che c'aveva mio padre. La canzoncina, a proposito di Unione Sovietica, recitava, recita ancora adesso così: Katia danzava nei tabar eleganti tra mille rose e fiori. Katia danzava tra mille spasimanti e inebriava i cuori. Oh, Katia, d'un tratto il principe le chiese, oh, Katia, è Pietrogrado il tuo paese? No, rispose Katia, ma però un certo fascino ce l'ho, caro, son puro sangue bolognese. Ta-ta. Roberto, vabbè, con questo chiudiamo degnamente questo appuntamento, ringraziando chiaramente Alberto e Paolo per insomma, lo scorcio di vita che ci avete offerto. Saremo qui ancora ore a sentirvi perché sono cose molto affascinanti per chi non ha conosciuto quelle figure e quelle personalità del mondo del Partito Comunista di allora, e credo che questo manchi alla politica in generale, alla politica attuale. Io vi ringrazio ancora e ringrazio Roberto Musacchio che ha condotto egregiamente questo siparietto amichevole tra persone, e vi invito a seguirci ancora su Transform Italia. Continueremo, giustamente, come dice anche Alberto, a interessarci a alcune figure che hanno fatto la storia anche della storia della democrazia in Italia, non soltanto quella comunista, ma veramente delle figure che meritano il ricordo, l'attenzione necessaria per ricostruire quel legame che forse il Partito Comunista è stato uno dei fattori per cui è cresciuto tanto, cioè il legame tra intellettuali e politica, tra popolo, intellettuale e politica. Una cosa che si è interrotta bruscamente e che crediamo sia necessaria ricostruire per avere un futuro degno, insomma, della nostra democrazia, dei sacrifici che gli stessi comunisti hanno fatto per conquistare la democrazia nel nostro paese. Grazie ancora a tutti voi e arrivederci. Grazie Musacchio, grazie Roberto Morea. Ciao Paolo e a presto. E grazie. A presto.